Ilary, sei la nostra Lele Mora e ti meriti un bel massaggio. Dai, stendi. Che meraviglia, oh, ragazzi, ti facciamo rilassare, che ti vediamo tesa, togliamo le scarpe. Possiamo fare un rilancio così? Sì. Massaggiati, piedi. Dai, che ti massaggio il polluce, così ti rifiuto. No, guarda questa che c'è qua sotto, gli appunti del Grande Fratello. Ma pure quello che c'è scritto. Mi aprite l'audio della casa, per favore. Ma perché non ti ricordi? Fammi vedere. È difficile da imparare. Guarda che c'è scritto. Guarda qua. C'è scritto che vincerà il Grande Fratello! E chi lo vincerà? Cioè, aspetta, c'è scritto! Ma che schifo, c'è un callo, non si legge! Però aspetta, finisce i nini! Vabbè, o è Valeria Marino e Bettarini, dai! Dai, speriamo, Ilary, però ti posso dire una cosa, ma vedi che dovevamo fare questa cosa, un po' di rispetto! Sì, veramente! Un po' di rispetto, no! Lavati i piedi, ma non amici! Pulitissimi! Sì, voi dovete sapere che Ilary si lava i piedi due volte all'anno, una volta il Giovedì Santo, quando va al Vaticano e si fa lavare dal Papa! Sì. E l'altra volta? Basta, ma guarda che in mezzo il dito dice il formaggio. Andiamo avanti, noi facciamo come Ponzio Pilato, ci laviamo le mani, perché è uno schifo lavorare così.